5 di febbraio e si festeggia Sant'Agata. Siamo qua in questo borgo sopra le alture di Imperia, un borgo che domina Imperia. Siamo qua con Luca Mela. In cosa consiste questa festa oggi? Ma la festa patronale innanzitutto viene sempre festeggiata il giorno in cui cade, quindi sia che sia infrasettimanale o domenica o sabato viene festeggiata nel giorno in cui cade, e in pratica la festa è una festa prettamente religiosa. Al mattino ci sono due messe, una alle 8, una alle 11, intramezzata da una pesca di beneficenza che va come raccolta fondi per il restauro del campanile, che sarà restaurato dagli Abreve insieme alla chiesa, entrambi settecenteschi, e nel pomeriggio c'è una breve liturgia della parola, la processione, la benedizione eucaristica, e poi si lancia l'effigie della statua di Sant'Agata con dei palloncini gonfiati ad elio, dopodiché verrà riaperta la pesca di beneficenza e poi ci sarà un rinfresco per tutti. E per quanto riguarda il lancio dell'effigie, voglio così far sapere che nel 90 questo drappo di carta, che è circa un 2,5 metri per uno, 1,5 metri, è finito sulle montagne della Valle d'Aosta al confine con la Svizzera, e due alpinisti l'hanno trovato, e poi il parroco di questo paesino che si chiama Valpelline ci ha chiamato, abbiamo fatto una sorta di gemellaggio e ancora adesso ci sentiamo, infatti ancora oggi ci hanno telefonato per farci gli auguri, quindi siamo sempre in contatto. Quindi è molto seguito questo evento, perché anche i giornali hanno parlato di questa situazione valdostana, diciamo. Sì, questo fatto che era avvenuto, i giornali locali ne hanno parlato, poi un anno è finito anche in Corsica, sopra Calvì, in località Galeria. E un altro anno, sempre di quelli che abbiamo avuto notizie dei ritrovamenti, è finito nel comune di Bologna, precisamente a Savino, e però come diciamo gemellaggio abbiamo fatto solo il gemellaggio con questo paesino della Valle d'Aosta che si chiama Valpelline. E comunque la festa è molto sentita, infatti la maggior parte di noi, chi può, rimane a casa per come un giorno di ferie, o gli altri saltano la scuola su. Ma questa effigie è sempre la stessa oppure ogni anno viene rinnovata? Ma diciamo che i primi anni veniva rappresentata, diciamo, su questo drappo di carta, una statua che portiamo quotidianamente, diciamo, in processione. Invece poi da qualche anno a questa parte, perché abbiamo andato a prendere una statua nuova da mettere su un piedistallo all'esterno della chiesa, mettiamo questa foto di questa statua qui, e quindi lanciamo in aria da 4-5 anni a questa parte questa nuova effigie. Allora speriamo di vedere presto questa effigie volare alta. Ci sono previsioni? Dove andrà quest'anno? Ma dipende da dove tira il vento, comunque generalmente prende sempre verso, diciamo, ecco, la Valle d'Aosta, anche se un anno è finita appunto a Bologna, un anno in Corsica, però generalmente va sempre verso i monti. Evviva Sant'Agata! Evviva Sant'Agata!